senso struttura qui a Catanzaro Sala, un elemento fondamentale per ovviamente per combattere la pandemia. Siamo venuti ad ascoltare le voci di chi lavora qui da parte dell'esercito ma anche dell'ASPO. Questa mattina, come potete vedere, sono tantissime le persone che sono recate qui in tensostruttura a seguito di alcuni focolai già nell'apertura delle prime scuole. Vediamo come funziona e come ci si deve comportare in caso di sospetto contatto con positivi. La tensostruttura qui a Catanzaro Sala è sicuramente un elemento fondamentale in questo momento, insomma, di piena pandemia. Quali sono le indicazioni che possiamo dare ai cittadini che hanno sospetta positività al Covid o che sono venuti in contatto con un positivo? Allora, i cittadini praticamente si devono rivolgere al medico curante, il quale praticamente poi prende i contatti con l'ufficio competente dell'ASP, di modo che il dottore Santolo, che è il responsabile medico della struttura dell'ASP, la mattina c'è già l'elenco dei soggetti da sottoporre a tampone. Quante persone si sono recate da quando è stata istituita la tensostruttura qui a fare il tampone? Allora, noi ne abbiamo avute, io me le sono immaginato una domanda del genere, abbiamo fatto 2.264 tamponi molecolari e 502 tamponi rapidi. I positivi, i numeri dei positivi riscontrati. Allora, per quanto riguarda i 502 tamponi rapidi, abbiamo avuto 4 soli soggetti positivi, perché i molecolari praticamente vengono processati al laboratorio di microbiologia dell'ASP. E la positività viene comunicata direttamente agli interessati. Quindi nel momento in cui viene fatto il tampone e riscontrata la positività, entro quanto tempo? 24 ore. Entro Sì. 24 ore. E per quanto riguarda ovviamente il rapporto con persone in una giornata, per esempio come quella di oggi in cui c'è tanta gente, da parte vostra che approccio c'è? Avete riscontrato casi di panico, di situazioni? Assolutamente no. No, non c'è stato nessun problema. Qualcuno si è presentato, specialmente nei primi giorni di apertura della tensostruttura, senza la regolare prenotazione fatta dal medico curante. Gli si è fatto capire che doveva rivolgersi, no, più che altro per un problema di censimento poi del tampone. Gli si è fatto capire che bisognava rivolgersi al medico curante, ma tutto si è svolto nella massima serenità e tranquillità. Per quanto riguarda la data, questa struttura sapete già fino a quando resterà? Questa è una bella domanda. Questa struttura resterà fin tanto che vorranno le superiori autorità che mi hanno deciso l'istituzione e poi si sta pian pianino evolvendo per un punto vaccinale difesa, cioè nel senso che da DTD sta per diventare, si riconfigurerà se le superiori autorità ci daranno l'ok in PVD, punto vaccinale difesa. Quindi qua verranno fatti i vaccini. Molto probabilmente. Avete già idea di date o indicazioni? Ancora no. nessuna idea su circa le date, però già per essere pronti, sia col dottor Lucia, che è responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'ASP, sia col comandante, il colonnello Bianchi, che è responsabile della struttura, questa struttura è una struttura del secondo reggimento Aves, già abbiamo riconfigurato l'area in funzione di quello che sarà. L'esercito in particolare di che cosa si occupa qui alla tensostruttura? Allora, nello specifico, io sono stato colui il quale ha fatto tutti i rapidi. I test antigenici rapidi sono stati quelli che ho fatto io perché io consegnavo il referto alle persone interessate. Ho dato una mano eventualmente, perché, ho dato una mano eventualmente anche a fare i tamponi, perché adesso questa struttura è diventata anche un polo di formazione. Nel senso che l'ASP praticamente sta mandando quotidianamente del personale da istruirsi per fare i tamponi, che poi saranno dislocati nelle scuole, in procura, tribunale e potranno essere autonomi. I cittadini vedono in voi dell'esercito ormai un punto di riferimento, in sostanza. Credo proprio di sì e noi ci sforziamo a che sia proprio, che continuiamo a essere un punto di riferimento per loro. Garantite la sicurezza nazionale, ma anche a questo punto della sanitaria. Collaboriamo con il sistema sanitario nazionale per come hanno deciso le superiori autorità, il Ministro della Difesa. Questa è un'attività che è fortemente voluta dal Ministro e dai nostri vestici della sanità militare. E cerchiamo di dare una mano da quello che è possibile.
chi eventualmente non avesse questa PEC ma fosse venuto in contatto con un positivo, cioè come si deve comportare? Le procedure sono standardizzate, diciamo che l'accesso alla tenda è organizzato dal Dipartimento di Prevenzione. Qualsiasi utente, qualsiasi cittadino ha bisogno di essere sottoposto a tampone, deve contattare il suo medico curante o il pediatra di libera scelta, che sarà il tramite tra il Dipartimento di Prevenzione, che è colui deputato a coordinare le azioni di prevenzione sul territorio, ed l'assistenza al paziente. Quindi è importante il contatto diretto che deve avere il paziente col proprio medico curante o pediatra di libera scelta. Sono loro chi dovrà attivare le procedure. Quindi dal punto di vista medico in sostanza vengono fatti tamponi molecolari e anche alcune volte quelli rapidi? Noi abbiamo fatto una campagna di screening con l'antigenico voluta dalla Presidente della Giunta regionale per tutte le persone che rientravano nelle vacanze natalizie. In questo periodo stiamo invece svolgendo le attività di tampone, di test molecolare, previo prenotazione da parte del Dipartimento di Prevenzione, che è colui che gestisce tutta l'organizzazione. Dal punto di vista, diciamo, psicologico, sicuramente qui accedono persone che hanno sospetta positività, almeno vengono perché hanno sospetta positività. E che approccio c'è da parte del personale? Vedo che questa mattina, ad esempio, c'è tanta gente. Allora, oggi in particolare abbiamo molti bambini di una scuola qua vicina. Nel caso di specie noi abbiamo provveduto a supportare ancora di più l'azione sinergica che abbiamo con l'esercito, facendo arrivare del personale, degli infermieri pediatrici a supporto, proprio per avere un approccio migliore sul paziente piccolo, in questo caso sui bambini. E quindi certamente chi accede le persone che hanno necessità di avere un tampone, di sottoporsi a tampone, e sono i casi previsti, un caso stretto, un caso quando c'è effettivamente la necessità o una sintomatologia tale che necessita di essere sottoposto a tampone, fermo restando che vi sono molte situazioni dove il tampone non può essere svolto in tenda ma deve essere svolto presso la propria residenza, in quanto non è possibile, allora sì, ci siano delle sintomatologie così gravi, saranno del personale deputato dell'azienda sanitaria che provvederà ad andare presso le proprie abitazioni a sottoporre il paziente a test. Ci diceva il colonnello dell'esercito che probabilmente questa tensostruttura in futuro potrebbe diventare centro vaccinale. Abbiamo informazioni in merito? Attualmente l'azienda sanitaria ha avviato, come tutte le altre, l'attività di vaccinazione. Inizialmente l'azienda sanitaria ha utilizzato i 3 presidi ospedalieri che ha sul territorio di Catanzaro e si sta lavorando in tal senso. Qualora successivamente dovranno essere aumentati i punti di vaccinazione, perché finalmente arriveranno un'ulteriore possibilità di maggiori vaccini, e quindi nello stesso tempo abbiamo la possibilità di vaccinare più popolazioni. In questi casi, qualora vi sia la necessità, ben venga il supporto anche dell'esercito ad utilizzare questa struttura come punto di vaccinazione. Tante persone hanno un punto di riferimento ormai, questa tensostruttura. Ogni volta che c'è un focolaio abbiamo una situazione come quella di questa mattina. In particolare questa mattina, in seguito ai focolai in alcune scuole, tantissimi bambini. Come vi approcciate in questi casi? Allora, sì, un punto di riferimento a volte sfruttato anche senza un motivo, però ci siamo. Come ci approcciamo? Cerchiamo di portare in campo le migliori professionalità con 2 infermieri dell'aeronautica e poi con le infermiere in formazione dell'ASP di Catanzaro, che sono state assunte con un contratto per le scuole di Catanzaro. E oggi ho fatto venire 3 infermiere pediatriche per avere un approccio migliore con le bambine, con i bambini, specialmente con i genitori che hanno una paura incredibile. Come si svolgono le attività in tensostruttura? Allora, le attività in tensostruttura partono dalle 9.30 del mattino, prima con una preparazione da parte dei militari dell'aeronautica, gli infermieri che cominciano a formare il personale che arriva per la vestizione, per tutta la prassi che c'è da fare durante la mattinata, e poi l'esecuzione dei tamponi e fine alla svestizione, che è il momento più difficile, più serio e più importante per quanto riguarda l'operatore.
Che consiglio infine vuole dare a chi è venuto in contatto con un sospetto positivo? La prassi è questa: prima di tutto il medico curante, dopodiché il medico curante, se ritiene opportuno, una PEC al Dipartimento di Prevenzione, che ci sono i colleghi che lavorano quasi H24, anche quelli del distretto, che fanno i tamponi sin da marzo. Dopodiché viene valutata la situazione che il medico di base propone, viene stilata una scheda e poi viene mandata al distretto e infine qui per fare il tampone. Dopodiché, se il tampone è positivo, verranno attuate le procedure per i prossimi contatti. Questo è quello che sta facendo l'ASP, quello che stanno facendo i colleghi sin da marzo.